L'equipaggio lucchese ha preceduto i francesi Poisot, Martin e lo spagnolo Pernia. Nonostante fosse al debutto in una prova del campionato del mondo, Panzani ha corso con assoluta maestria, ammortizzando qualche errore e un po' di sfortuna, due forature, ma gestendo poi da pilota navigato il vantaggio che aveva accumulato sui rivali. Detto che Panzani e Grilli hanno chiuso al 21° posto assoluto nel Monte Carlo numero 85, vinto dal fuoriclasse Sébastien Ogier, adesso per il 26enne pilota lucchese potrebbero schiudersi orizzonti davvero interessanti. Vedremo, usare il condizionale è d'obbligo, ma potrebbe trattarsi, il risultato ottenuto, di un grimaldello ideale a qualcosa di molto interessante. Altre indiscrezioni intanto giungono sul 40° rally del Ciocco e della Valle del Serchio, in programma dal 17 al 19 marzo. Tornerà una delle prove speciali più amate dal pubblico. Stiamo parlando di Massa Sassorosso, che rimane una delle prove più spettacolari e seguite.